2 anni e mezzo fa un pirata della strada investiva in pieno centro abitato a Nicosia un bambino di 8 anni, fuggendo e non prestando soccorso al piccolo malcapitato. Un giovane nicosiano, allora appena quindicenne, Andrea Loguzzo, riuscì a risalire all'automobile incriminata e di conseguenza al conducente, e con alto senso civico Andrea si reca presso la questura per denunciare l'accaduto e assicurare alla giustizia il criminale che ha investito il povero bambino. Un gesto nobile, di coraggio e di legalità, che non è passato inosservato, e per questo Andrea, nei giorni scorsi, è stato insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di Alfiere della Repubblica. Una grande soddisfazione e nello stesso momento una sorpresa per questo giovane nicosiano. Sensazione d'orgoglio, ecco, perché sono stato molto contento di aver ricevuto questo premio, però in primis la cosa più importante è stato che il bambino stia bene, che si sia ripreso, perché la mia più grande soddisfazione, al di là dei complimenti dell'Alfiere della Repubblica, è che il bambino adesso stia bene, che non si sia fatto gravi cose, che comunque sia riuscito a recuperare, e quindi questa per me è stata la più grande soddisfazione, anche sentire i complimenti dei genitori che veramente si sono dimostrati molto cordiali nei miei confronti. Io ho preso la notizia e ero a scuola. Ero a scuola perché ero in lezione. Nel cambio dell'ora è successo che mi è arrivato tantissimi messaggi, mi sono arrivati di auguri. Ho detto auguri di cosa? Lì sostanzialmente non avevo capito, non era il mio compleanno, non era nessuna festa. E quindi ho detto auguri di che cosa? Sei stato eletto Alfiere della Repubblica. Allora lì ci sono un po' rimasto perché ho detto wow, poi una cosa successa circa 2 anni fa e per me è stata una grande soddisfazione. Sono orgoglioso di quello che ho fatto, lo rifarei come dico sempre e invito ovviamente i ragazzi, soprattutto della mia età, che magari spesso si girano in queste situazioni, magari non hanno interesse, a fare quando possono la cosa giusta, ok? Non obbligatoriamente, ma se tutti ci comportassimo nel modo corretto, quindi senza girarci dall'altro lato, secondo me la società andrebbe nel verso giusto.